Ben trovati. L'argomento che mi è stato assegnato e che approfondiamo in questo modulo è, a parer mio, di estrema importanza, vale a dire l'acquisizione del dato del titolare effettivo. In particolare, al titolo dell'intervento è da quanto tempo le imprese devono acquisire i dati del titolare effettivo. Rispondendo così, quindi già il titolo dell'intervento. Ad una domanda che ancora oggi molti professionisti si fanno, vale a dire chi deve acquisire i dati del titolare effettivo. Dal 4 luglio del 2017 il compito di individuare il titolare effettivo è in capo al cliente, all'impresa, in particolare all'amministratore, a chi ne ha potere di rappresentanza. La raccolta dei dati da parte dell'amministratore è fondamentale. Quei dati saranno successivamente forniti al soggetto obbligato per l'assolvimento dell'adeguata verifica e saranno contemporaneamente comunicati da parte dell'amministratore al registro dei titolari effettivi quando sarà istituito presso le Camere di Commercio. Vediamo come è articolato l'articolo 22 del decreto legislativo 231 derubricato proprio obblighi del cliente. Al comma 1 chiarisce, come dicevo fin da subito, che sono i clienti a fornire per iscritto sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere l'obbligo di adeguata verifica. Sappiamo l'adeguata verifica ha più fasi, composta di più fasi, una delle quali è proprio l'acquisizione dei dati del titolare effettivo. Badate bene, forniscono per iscritto sotto la propria responsabilità. Per iscritto, ovviamente, non c'è bisogno di spiegarlo, che dovremo noi professionisti sottoporre il modulo dichiarazione del cliente, uno dei moduli presenti negli allegati delle linee guida emanate dal Consiglio nazionale a maggio 2019, con la sottoscrizione di quel modulo, l'amministratore rappresentante legale si assume la responsabilità di quanto va a dichiarare. Questo aspetto è importante. È importante perché, se è vero, come detto fino adesso, che è in capo all'amministratore la ricerca del dato, è pur vero che noi siamo di fatto il professionista che sarà chiamato a coadiuvare l'amministratore nella corretta compilazione della dichiarazione. La sanzione, diciamo che il legislatore del 2017 fa un cambio di rotta importante, non solo va a responsabilizzare il cliente, quindi spostando dal professionista al cliente l'onere della ricerca del dato all'interno della società, ma va a inasprire anche la sanzione per le false dichiarazioni da parte del cliente, portandole da contravvenzione al delitto e prevedendo una reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 10.000 a 30.000. Capite bene quindi che è fondamentale anche da parte nostra andare ad aiutare, a coadiuvare l'amministratore della società per una corretta compilazione, quindi sia noi che i dipendenti dello studio formati al riguardo dovremmo conoscere necessariamente quali sono i criteri per l'individuazione del titolare effettivo che sono elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 231 del 2007, al fine di poter prontamente aiutare l'amministratore. Dove deve raccogliere il dato? Dove l'amministratore trova il dato che serve poi per l'individuazione del titolare effettivo? All'interno della documentazione in suo possesso, dalle scritture contabili, bilanci, libro dei soci, comunicazione relativa all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, quindi tutta la documentazione in suo possesso.
laddove dovesse ritenere di avere dei dubbi circa in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni devono essere acquisite a cura degli stessi amministratori a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci. Su questo passaggio è giusto fare un inciso che ci riguarda in prima persona. La normativa a questo punto dà un segnale importante su quella che è l'importanza, scusatemi per il gioco di parole, l'importanza dell'individuazione del titolare effettivo. Ricordiamo che il titolare effettivo è di fatto la persona fisica che muove le fila della società, che comanda all'interno della società. Per il legislatore è fondamentale che il titolare effettivo venga individuato e che sia palese. Cosa accade quindi se l'amministratore, nel chiedere i dati al socio circa la titolarità effettiva, il socio si rifiuta di fornire il dato o prende tempo, quindi non lo fornisce per inerzia. Quel socio perde il diritto di voto all'interno dell'assemblea. Perché vi dicevo è importante questo aspetto anche per noi professionisti. Molti di noi svolgono il ruolo di sindaco, di revisore all'interno delle società. E sappiamo che tra i compiti, tra i doveri del collegio sindacale previsti dal codice civile c'è quello proprio di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Quindi spetterà anche ai sindaci andare a verificare se l'amministratore ha inizialmente correttamente adempiuto all'obbligo di individuazione del titolare effettivo, ma soprattutto nella seconda fase, laddove l'amministratore dovesse aver chiesto direttamente al socio chiarimenti circa la titolarità effettiva e il socio si è rifiutato e non ha, quel socio non ha. Quindi importante anche per il professionista che svolge il ruolo di sindaco revisore all'interno di una società. In ultimo, in riferimento ai dati del titolare effettivo per le fondazioni e trust, questo deve essere raccolto da parte del fondatore ove in vita dai soggetti a cui è attribuita la rappresentanza dell'amministrazione dell'ente, per i trust i fiduciari dovranno acquisire i dati di tutti i soggetti coinvolti all'interno del trust. Cosa fa, quali sono l'altro aspetto importante dell'acquisizione del dato? Come questo dato deve essere conservato da parte dell'amministratore? La conservazione da parte dell'amministratore deve essere adeguata, accurata ed aggiornata. Quindi, nel caso in cui dovesse nella vita societaria cambiare i titolari effettivi, l'amministratore deve essere pronto a tenere aggiornato i dati del titolare effettivo. In riferimento alla conservazione, sono state apportate alcune modifiche nel 2019 con il decreto legislativo 125. In particolare è stata data, l'obbligo, è stato inserito l'obbligo per l'amministratore di andare a conservare anche e quindi dare traccia di tutti gli step che si sono resi necessari per l'individuazione del titolare effettivo, soprattutto quando lo stesso amministratore si è avvalso dell'ipotesi residuale di individuazione del titolare effettivo, ovvero
ovvero quando indica se stesso. Probabilmente ci si è accorti che il criterio che in realtà dovrebbe essere residuale è stato un criterio di cui si è fatto abuso in questi 3 anni, motivo per cui il legislatore ha deciso di inserire che laddove, soprattutto nei casi in cui l'amministratore abbia deciso di indicare se stesso o altri soggetti che hanno potere di rappresentanza come titolare effettivo, deve dimostrare, deve lasciare traccia di aver fatto tutti i passaggi utili e necessari per l'individuazione di un titolare effettivo non residuale, appunto. L'ultimo aspetto, e chiudo, volevo parlare di quelli che sono i compiti e gli obblighi del professionista in merito all'individuazione del titolare effettivo. Abbiamo detto, ho ribadito più volte che dal 2017, proprio dal 2017, è in capo all'amministratore l'individuazione, ma anche il professionista ha degli obblighi. Partiamo con l'articolo 19. L'articolo 19, nell'andare a ribadire che il titolare effettivo deve essere individuato dal cliente, il cliente che deve fornire i dati del titolare effettivo al professionista, al comma 1, lettera B, dà comunque l'onere al professionista di andare a verificare il dato. Non sempre, ma laddove dovessero emergere dubbi, incertezze o incongruenze sul dato fornito. Quindi, primo step è il cliente che va a identificare, a ricercare il dato, identificare e fornirlo al professionista. Se il professionista dovesse avere dei dubbi, deve procedere alla verifica di quel dato. Altri due obblighi in capo al professionista sono l'astensione e l'eventuale segnalazione. L'astensione, articolo 42 della normativa antiriciclaggio, pone in capo al professionista l'obbligo di astenersi laddove vi è un'impossibilità oggettiva di effettuare un'adeguata verifica. Quindi, laddove il cliente non sia in grado o non abbia identificato il titolare effettivo e di conseguenza non lo fornisce, al professionista, il professionista è impossibilitato in quel momento a svolgere un'adeguata verifica e di conseguenza deve astenersi dal procedere con la prestazione professionale. Astensione che non esclude l'eventuale possibilità, ai sensi dell'articolo 35, per il professionista di effettuare una segnalazione di operazione sospetta laddove dovesse avere il sospetto che il rifiuto o il non fornire il dato relativo al titolare effettivo sia in realtà sotteso a un'operazione di riciclaggio, quindi l'astensione non esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta da parte del professionista.